Coach Parisi, eccoci ai blocchi di partenza di una nuova stagione. Che stimoli prova, visto le varie modifiche apportate alla squadra e allo staff? Ma l'ho già detto tante volte, è giusto ripeterlo, che le nostre motivazioni, non solo le mie, ma le nostre, di tutti quanti i componenti della società, sono molto alte. E ogni anno ripartiamo con rigenerati dalla voglia che abbiamo di poter continuare a lavorare in questa splendida realtà che è la squadra di Busto. E la società ha fatto un bel lavoro quest'estate, perché come sempre ha dovuto tenere prima di tutto sotto occhio le possibilità, le difficoltà economiche, e quindi ha dovuto per l'ennesima volta fare un grande lavoro di pazienza per cercare di conciliare una squadra che potesse essere forte, competitiva, ma nello stesso tempo anche seguire una linea e un budget che è quello, è la cosa più importante. Quindi alla fine un altro ennesimo lavoro fatto bene dalla società, e per quello che riguarda noi dobbiamo sul campo cominciare a lavorare per poter ancora una volta raccogliere i frutti, no? di queste nostre motivazioni, della voglia che abbiamo di far bene, di raggiungere obiettivi importanti. Quindi da domani mattina ci rimbocchiamo le maniche. Sottolineando lo sforzo compiuto dalla società e l'ottimo lavoro svolto sul mercato, possiamo parlare di un blocco solido con l'innesto di giocatrici di caratura internazionale italiane, come per esempio Letizia Camera e Valentina Diouf. Credo che alla fine l'obiettivo con cui ci si muove è sempre quello di costruire una squadra completa, no? Quindi è ovvio che le singole hanno la loro importanza se riescono a esprimersi all'interno, no? di tutto un sistema che non è solamente un sistema che è la squadra, ma è tutto quanto il nostro ambiente che credo che abbia la caratteristica importante. Mi riferisco alla grande solidità tra società, staff e squadra, e anche la solidità che c'è con i nostri tifosi. Questo è quello che rende speciale, no? Quello che succede a Busto. La scorsa stagione la prova è stata quella di riuscire a stare in piedi in un momento molto difficile, con una stagione molto difficile, che alla fine, grazie alla solidità, alla compattezza del nostro ambiente, che ci ha permesso anche di poter fare l'exploit che poi c'è stato. I tifosi che lei ha già citato non vedono l'ora di vedere in campo due eroine del triplete, ovvero Giulia Pisani e Elena Velkova. Anche noi. Con Elena abbiamo lavorato sodo quest'estate per un recupero che potesse essere più completo possibile. Lei ora sta decisamente meglio, non è ancora al 100%, però nella seconda parte della stagione ha fatto vedere, ha cominciato a sentirsi meglio, ha cominciato a lasciare andare il braccio, e quindi siamo molto fiduciosi per questo. Giulia è un idolo dei nostri tifosi, quindi averla riportata a Busto credo che sia stato importante per noi società, per lei, perché aveva tanta voglia, per i nostri tifosi che l'adorano, quindi il loro apporto sarà sicuramente importante.